La terza caratteristica distintiva dell'età tardo-antica è la formazione di una società in cui la componente germanica assume un peso sempre più rilevante. È l'effetto della cosiddetta germanizzazione, ossia del lento processo di penetrazione ed integrazione dei popoli oltre il limes, determinato da esigenze militari, rinforzare l'esercito e combattere i barbari con i barbari, ed economiche, aumentare la forza lavoro perché, con la fine delle campagne di conquista, si era esaurita anche la disponibilità di manodopera schiavile. Tutto questo anticipa in qualche modo un processo che avrà luogo soprattutto nei primi secoli del Medioevo, vale a dire la formazione dei popoli europei come risultato della fusione delle componenti latina e germanica. Infine, assistiamo all'affermazione del cristianesimo come religione dell'impero con Teodosio e la creazione di un rapporto sempre più stretto tra lo Stato imperiale e la Chiesa, che in Occidente finirà per assumere il ruolo di guida politica. That's all, folks.